Ricordi qualche strage di mafia? Eh sì. Certo. Sì. Sì. Conosci il nome di una vittima di mafia? Falcone, Borsellino. Sicuramente sì. Sì. Sì, Falcone, Borsellino, dalla Chiesa. Sì, Falcone, Borsellino. Conosci Vincenzo Limuli? No. 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 Che ricordo ha di Vincenzo? Ho un ottimo ricordo di questo ragazzo e credo che nella sua vita futura, con la maturazione delle idee, egli abbia fatto una scelta consapevole, quella di divenire poliziotto, però non il poliziotto che sta in ufficio, ma il poliziotto che sfida la mafia, che sfida il pericolo. Nella città di Palermo risiede la casa di Vincenzo Limuli, situata in un quartiere che facilita lo sviluppo e la diffusione dei fenomeni mafiosi. Su questo degradato quartiere si affaccia il maestoso castello della Zisa, oggetto di grande orgoglio per i palermitani. Vincenzo ha 11 anni, inizia la scuola media Antonio Ugo nella classe prima A. Fin dall'inizio viene chiamato Fabio da tutti i compagni e dalla professoressa. È un ragazzino vivace e socievole, dalle guanciotte rosse e dai capelli scuri, con la passione del pallone. La campanella è suonata e gli alunni entrano in classe, tutti tranne Vincenzo, che arriva dopo, accompagnato dalla professoressa di italiano. La docente è molto adirata perché Vincenzo ha ricevuto uno schiaffo dal nuovo compagno di classe, un ragazzo con disagio familiare. Da questo incidente ha inizio un importante percorso di educazione alla legalità. Vincenzo, ormai ventenne, nonostante sia cresciuto in un quartiere in cui prevale il concetto che il poliziotto è in senso dispregiativo definito sbirro, decide di arruolarsi in polizia, mettendosi al servizio dei cittadini. Vincenzo decide di entrare a far parte della scorta di Borsellino, dopo che il giudice Falcone è morto in un attentato, evento che lo ha segnato molto. Nonostante la paura e la giovane età, egli non se la sente di tirarsi indietro. Questa scelta determinerà il destino della sua vita. Spero che voi ragazzi possiate prendere spunto da questa vita e farne oggetto delle vostre discussioni, ma soprattutto delle vostre meditazioni.